Associazione a delinquere? No, associazione a resistere. Il tentativo della Procura e della Questura di Torino di criminalizzare e silenziare le lotte sul territorio cittadino e non solo prende forma tramite l'accusa di associazione a delinquere nei confronti di decine di compagni e compagne del centro sociale a Scatasuna e del movimento Notavi. Il processo è iniziato il 20 ottobre scorso e proseguirà a ritmo sostenuto nei prossimi mesi. La prima udienza ha avuto il risultato di accettare che il Ministero degli Interni e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si costituissero parte civile. La giustificazione? L'uso straordinario di forze dell'ordine in Val di Susa che hanno dovuto subire le conseguenze nocive delle armi chimiche da loro stessi utilizzate contro i notav. Il processo inizia con compagni e compagne ancora ristretti dalle proprie libertà. Giorgio, da pochi giorni usciti dal carcere dopo 8 mesi, si trova ora ai domiciliari. Umberto è ai domiciliari da mesi. E molti e molte altre, con obbligo di firma giornaliero e divieto di dimora dai comuni della Val Susa. Questo indica l'utilizzo sproporzionato e indiscriminato delle misure cautelari da parte della Procura e del Tribunale di Torino. Misure che andrebbero giustificate dal rischio di inquinamento delle prove, dal rischio di fuga e di reiterazione del reato. Oggi, sulla base di queste giustificazioni, molte persone vengono private della loro libertà per mesi. Il governo appena insediatosi ha sin da subito voluto marcare il passo, andando nella stessa direzione di quelli precedenti. Uso massiccio della repressione e di una giurisdizione punitiva. La norma cosiddetta anti-rave limita la possibilità di espressione del dissenso, la libertà di praticare forme di lotta auto-organizzate, di incontrarsi, di essere insieme. L'accusa di associazione a delinquere, utilizzata per silenziare e reprimere un movimento popolare, trasversale e duraturo come quello Notav, assume lo stesso significato. Un'unica risposta. Carcere. Associazione a delinquere, dai 3 ai 7 anni di pena. Con il governo Meloni, per i reati associativi viene eliminato il diritto a sconti di pena. Aggravante richiesta dalla Procura in sede di udienza preliminare, scorreria in armi per le campagne e le pubbliche vie, aumenta il range di pena dai 5 ai 15 anni. A questo si aggiungono le relative pene per i reati singoli riferiti agli episodi specifici inseriti dall'inchiesta per associazione a delinquere. I numeri di questa inchiesta sono impressionanti, soprattutto se pensiamo che gli anni di carcere in questione sono la risposta agli anni di lotta collettiva. La risposta dello Stato è quella di spazzare via tutto ciò che dissente dalle sue decisioni, una logica degna di sistemi politici che nulla hanno a che vedere con una sedicente democrazia. Il 24 novembre la Cassazione si pronuncerà in merito al ricorso voluto dalla Procura in sede di riesame. A seguito della bocciatura da parte del giudice delle indagini preliminari della richiesta da parte dell'accusa per associazione sovversiva, la Procura di Torino ha intentato un ricorso per aggravare l'entità, il peso e l'estensione delle misure cautelari in atto. Il 24 novembre sapremo se questa ulteriore restrizione alle libertà verrà accettata. In quel caso, compagni e compagne ora libere rischieranno carcere e domiciliari. Sempre in maniera preventiva. Associamoci per resistere insieme a questi attacchi. Resisteremo un metro, un minuto più di loro.